Quello che dovrebbe vergognarsi è Alex, questa ragazza non ha fatto nulla di sbagliato. Prima di iniziare con questo video vorrei dirvi che è uscito il mio nuovo album, Blu. Vi chiederei di andarvelo ad ascoltare su Spotify, iTunes o Amazon se può interessarvi la mia musica. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questa è una di quelle storie che mi ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Spesso è stata definita dai media come la storia della Cenerentola coreana dei tempi moderni, anche se purtroppo il finale di questa storia non è stato a lieto fine. Questa donna, che all'epoca di questa storia aveva 29 anni, infatti era cresciuta in povertà, fino a quando non ha incontrato un principe azzurro che le ha cambiato la vita. Questa ragazza ha comunque dato tutta se stessa, forse per poter cambiare la sua posizione o forse solamente per rendere i suoi genitori orgogliosi. Infatti è una ragazza che si è applicata tantissimo a scuola e pur non avendo probabilmente le risorse economiche per poter frequentare il college, è riuscita ad andarci grazie ai suoi splendidi voti. I suoi amici la descrivevano come una ragazza che lavorava estremamente sodo e che metteva sempre gli altri prima di lei. Anche crescendo, comunque aveva spesso dei problemi economici e faceva fatica anche a pagare l'affitto del suo appartamento. Frequentava anche la chiesa e è proprio qui che ha incontrato il suo principe azzurro, il ragazzo di nome Alex Toy. Era un ragazzo molto alto, attraente e molte ragazze gli andavano dietro. Il suo volto non è stato mai rivelato ai media, però tutte le persone che hanno avuto occasione di conoscerlo hanno detto che era estremamente attraente. In Corea era chiamato T-Bar perché era il figlio di una ricca famiglia. Infatti la sua famiglia aveva praticamente un impero immobiliario, era anche molto brillante a scuola, infatti si era laureato nell'università di Yosei University, che è proprio una delle migliori università della Corea. Lavorava anche in una società per investimenti e inoltre stava studiando per poter prendersi il suo MBA. I due protagonisti di questa storia si incontrarono e subito tra i due sbocciò l'amore. E quindi potete capire come questa ragazza, che comunque non aveva mai avuto delle risorse economiche, adesso era praticamente promessa sposa di questo uomo estremamente ricco. Quindi la sua posizione stava per cambiare da un momento all'altro. Alex chiese la mano di Lee, la ragazza appunto, e i due si sarebbero spostati a Manhattan per iniziare una nuova vita assieme. Tuttavia, sembra che i genitori di questo Alex non approvavano perché appunto veniva da questo background estremamente povero e quindi estremamente diverso da quello di Alex. Questa è una cosa che succede in molte culture, specie quando si ha a che fare con delle famiglie estremamente ricche, dove si cerca di non, diciamo, sposarsi con delle persone che hanno un livello sociale troppo diverso. Ci possono essere questi paletti, spesso messi dalle famiglie o magari da idee che sono state inculcate nella testa di questi figli di papà o figlie. Quindi spesso famiglie di ceti sociali simili finiscono per mettersi insieme. La ragazza ha un pochino, diciamo quindi, scelto di mentire per quanto riguardava il background della propria famiglia per non apparire troppo povera e troppo inferiore rispetto ad Alex quando si è presentata ai genitori del suo futuro sposo. I due in ogni caso scelsero di sposarsi e presero un biglietto per andare a vivere negli Stati Uniti il 24 gennaio del 2013. La sera prima la loro partenza, la ragazza è andata a dire addio alla sua famiglia, o almeno comunque un arrivederci, chissà quando si sarebbero più riviste, perché gli ha detto che comunque adesso stava per iniziare la sua vita in America e che quindi ci sarebbe voluto un po' di tempo prima che poteva rimettersi in contatto con loro, perché comunque doveva prendere un nuovo telefono, doveva un pochino ambientarsi in America e quindi di stare tranquilli. Che comunque amava molto Alex, sembrava veramente un sogno, proprio come la storia di Cenerentola. Spostiamoci adesso un po' in avanti, nel tempo, andiamo a un mese successivo dalla sua partenza e ancora la ragazza lì non si era messa in contatto con i genitori. I genitori, hanno iniziato
a essere piuttosto preoccupati dal momento che non capivano perché la ragazza non si fosse fatta viva appunto per un mese intero. Così scelsero di andare all'immigrazione per vedere insomma dove fosse arrivata la ragazza o se avessero informazioni al riguardo della loro figlia. Qua è quando la storia è iniziata a diventare particolarmente oscura, diciamo così, perché sembra che quando sono arrivati all'immigrazione, l'immigrazione ha detto loro che questa ragazza Miss Lee non aveva mai lasciato il paese, e questo caso è stato portato alla polizia che ha iniziato le sue investigazioni. Qua è stato quando un indizio è emerso: sembra che il nuovo proprietario del telefono di Miss Lee continuasse a ricevere dei messaggi piuttosto strani. Non so se si può impostare anche in Italia, però in Corea ma anche in Giappone, quando fate delle spese con la carta di credito vi arriva automaticamente un messaggio sul vostro telefono che vi dice quanto avete speso e per cosa l'avete speso. Sembra che ci fossero una serie di spese che erano state fatte dalla ragazza appunto con questa carta di credito una settimana dopo la sua presunta partenza. Le spese includevano magari degli acquisti fatti in alcuni convenience store, dei pagamenti fatti a dei taxi alle 5 di mattina eccetera eccetera, quindi ad orari particolarmente strani e la ragazza non era solita a uscire in quelle ore. C'erano anche una serie di spese per bar, love hotel, night club eccetera eccetera, tutto luoghi alquanto inusuali per quanto riguarda lì, perché non era assolutamente solita ad andare in questa tipologia di locali. Alcune nuove ipotesi che potevano essere emerse su che cosa era successo alla ragazza è che magari lei fosse scappata, voleva andare lontano il più possibile dalla sua famiglia, aveva iniziato a bere e per questo c'erano tutte queste spese alquanto strane. Tuttavia sono riusciti ad indagare ulteriormente e sono riusciti a trovare dei footage di un convenience store dove appunto la carta di credito era stata utilizzata, ma la persona che stava utilizzando questa carta di credito non era Miss Lee, non era nemmeno una ragazza, anzi era proprio quel principe azzurro di cui lei tanto si era innamorata. Alex ha sostenuto che lui avesse litigato con Lee proprio la notte prima di quando sarebbero dovuti partire per l'America e che avessero litigato al punto che la ragazza si è tolta l'anello lanciandolo, e ha detto che sì, è vero che quella sera aveva utilizzato la carta di credito della sua compagna che aveva appena lasciato, tuttavia era una cosa comunque casuale che gli avrebbe restituito comunque i soldi. Sembra che quando l'avessero interrogato non mostrava nessun segno di emozione e sembrava non essere né dispiaciuto né preoccupato per questa ragazza, e sembra che tra l'altro il ragazzo un mese dopo che Miss Lee era scomparsa avesse preso un aereo e fosse partito con un'altra ragazza di Singapore, e tra l'altro dei reporter hanno intervistato questa ragazza di Singapore e lei ha detto che pensava di essere la fidanzata di questo ragazzo. Quello che è emerso è che questo ragazzo, che tutti pensavano fosse un principe azzurro, aveva ben 4 cenerentole. C'erano 4 ragazze che pensavano di essere le sue uniche ragazze, 4 nello stesso momento. E sembra che questo ragazzo avesse raccontato una serie di bugie a tutte queste ragazze e che non aveva in realtà nessun desiderio di trasferirsi a New York e che questa era solo una bugia che raccontava a queste sue fidanzate. È emerso che tra l'altro il motivo per cui Miss Lee ha lasciato questo ragazzo è perché sembra che quella notte abbia scoperto che quello che questo principe azzurro le stava dicendo non erano altro che una serie di bugie. Proprio in quella notte in cui doveva partire, Alex alle ore 12:48 ha cambiato il suo numero di telefono, e pensate che ha anche buttato via le valigie di Miss Lee, quelle con le quali la ragazza sarebbe partita per questa nuova vita a New York. È una cosa strana perché voi capite che questi due hanno litigato comunque nel cuore della notte, la ragazza gli ha lanciato l'anello, se n'è uscita di casa e ha lasciato tutto, le valigie eccetera, a casa di lui. Cioè la storia è veramente strana, e tra l'altro Alex è andato anche a comprare dei coltelli estremamente costosi del valore di quasi $300 in un negozio specializzato, e sembra che il ragazzo abbia detto alla polizia che avesse comprato questi coltelli perché voleva curarsi del dolore, perché soffriva di una forte depressione. E qua è proprio quando le bugie hanno iniziato a emergere per quanto riguardava il passato di Alex. Sembra che infatti Alex non provenisse da una famiglia ricca, anzi assolutamente, e non fosse nemmeno andato in quella famosa università coreana. Sembra che in realtà lui avesse frequentato solamente l'università per un anno, ma un'università locale, nulla di particolarmente prestigioso,
sposo e che dopo un anno l'abbia abbandonata. Tutte queste erano tutte bugie che questo uomo aveva raccontato non solo a questa ragazza, ma ben tre altre ragazze con il quale si frequentava. Sembra infatti che Alex non avesse un lavoro e che tra l'altro lavorava, sapete dove si fanno il riciclaggio? Solamente per poter, diciamo, sopravvivere un altro giorno, quindi era estremamente povero, anche se si presentava come un uomo estremamente ricco e che stava vivendo, diciamo, a pieno e al massimo la sua vita di lusso. Alex ha raccontato che aveva provato a trovare un impiego governativo, tuttavia poi da ulteriori indagini è emerso che lui non ha mai fatto il test, quindi probabilmente anche questa era un'altra bugia che il ragazzo aveva raccontato alla polizia. Potete capire come qualsiasi cosa che lui avesse pronunciato era sempre una bugia. Sembra che comunque lui, quando uscisse con queste ragazze, spesso erano le ragazze che pagavano, lui fingeva di non avere il portafoglio, altre cose. Tutte queste ragazze erano innamorate di lui, anche un po' per il prestigio che lui diceva di avere, il che è una cosa anche un po' triste, però secondo me non è tanto il fatto che non avesse dei soldi del problema, ma il fatto che si fosse presentato come una persona che di fatto non esisteva. Quello secondo me è la cosa che più in una situazione del genere a me, o penso anche a voi, non lo so, scrivetemelo nei commenti, darebbe fastidio. Sembra che tra l'altro comunque chiedesse dei soldi ad alcune fidanzate per comprare dei regali per altre. Cioè, questa cosa è veramente, non lo so, è proprio un casino, ma che storia è? Cioè, veramente una cosa triste. In ogni caso, tornando alla storia, quello che lui ha detto alla polizia è che aveva deciso di cambiare telefono quella notte perché non voleva che magari la famiglia di Lee lo contattasse o magari che gli desse la colpa di qualcosa. Ha detto che non possiede più quel coltello di sashimi, appunto per tagliare il pesce fresco, che aveva comprato, perché il padre di questo Alex lo aveva preso e quindi non lo possedeva più. Ha fatto il test della verità e le hanno fatto moltissime domande per quanto riguarda lì dove si trovasse, se l'avesse uccisa, eccetera eccetera, e sembra che a tutte le domande a cui lui avesse provato a rispondere il test parlava chiaro: stava mentendo. La scusa che lui ha utilizzato è che era depresso, che non stava bene e che comunque questo era il motivo per il quale non aveva passato questo test della verità. Però il test, diciamo, della verità non può essere utilizzato come principale prova, può essere utilizzato a sostegno magari di altre prove, però non può essere l'unica prova per poter incriminare qualcuno. Quindi purtroppo questo test ha trovato il tempo che trovava. Le sue risposte in questo test, quando gli veniva fatta una domanda riguardo a Lee, erano: non mi ricordo o non lo so. Tra l'altro sembra che i giorni successivi alla loro presunta partenza, che poi non è mai avvenuta, quindi dal 24 al 26, il ragazzo aveva preso una rental car, quindi una macchina in affitto, aveva noleggiato un'autovettura, e lui praticamente ha detto che con questa vettura era andato solamente al centro commerciale e si parla di 14 miglia. Tuttavia il contatore dell'auto segnava che erano state percorse 26 miglia, quindi c'erano queste 12 miglia che non si sapeva dove l'uomo fosse andato, e quando gli hanno chiesto dove fosse andato oltre al centro commerciale, la sua risposta è stata solamente che non lo sapeva. La polizia ha cercato di trovare ulteriori prove nell'abitazione di questo uomo, tuttavia non è riuscita a trovare nulla di particolare, e anche le telecamere di sorveglianza, che magari avrebbero potuto rivelare qualche dato in più su questa faccenda, purtroppo non avevano più il file, perché sapete, queste telecamere di sorveglianza spesso hanno magari un giorno in cui i file vengono cancellati, non vengono mantenuti per sempre. Quindi quando la polizia è andata a fare le investigazioni, purtroppo era troppo tardi e questi file erano stati già rimossi. Al momento che non c'erano abbastanza prove, lo poterono incriminare solamente per frode, e quindi ha finito per spendere 2 anni in galera. Questi 2 anni ormai sono passati e questo Alex è un uomo libero. La domanda è: dove è finita Miss Lee? Una delle possibili ipotesi è che la ragazza, talmente imbarazzata da quello che le era successo, che non aveva più il coraggio di far vedere il proprio volto a amici e parenti, si vergognava di non essersi mai resa conto di che tipo di uomo fosse.
non so se questa è quello che realmente è successo, però quello che dovrebbe vergognarsi è Alex. Questa ragazza non ha fatto nulla di sbagliato, si è solo trovata una persona veramente orribile che purtroppo le ha mentito e lei ci ha solamente creduto, come probabilmente molte altre ragazze avrebbero finito per fare. Dopotutto questo Alex era insieme a altre tre ragazze, quindi probabilmente era solamente un bugiardo estremamente abile. Tuttavia questa ipotesi sembra alquanto improbabile, dal momento che sembra che la ragazza non avesse mai utilizzato la sua assicurazione sanitaria e che quindi in tutti questi anni non sia mai andata dal dottore. Sembra che sia un'ipotesi non troppo quotata. Un'altra possibile ipotesi è che la ragazza si sia autolesionata e che magari avesse scelto di togliersi la vita. La terza ipotesi, e probabilmente la più probabile, è che Alex c'entrasse qualcosa in questa sparizione. Questo ragazzo comunque ha preso questa macchina in affitto, ha guidato in qualche zona remota, non sappiamo dove, e non si ricordava dove fosse andato. Molto probabilmente aveva qualcosa a che fare con questa sparizione. Potete capire come è veramente difficile credere qualsiasi cosa che questo Alex dica, perché qualsiasi cosa che esce dalla sua bocca sono solo bugie. Ragazzi, voi che cosa ne pensate di questo caso? Sono molto molto curioso di sapere la vostra opinione, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E vi ricordo inoltre che se vi piacciono questi video e volete che ne faccio altri, vi chiederei di lasciare un mi piace, così aiutereste l'algoritmo di YouTube a raccomandare i miei video. Vi ringrazio e spero che ci vedremo presto in un nuovo video. Un saluto da Seba.